Sì, buongiorno, sono a Milano alla BIT, sono con Pietro, Pietro De Arena. Ciao Pietro. Ciao, buongiorno, buongiorno. Senti, stavo inquadrando quello spettacolo di paesaggio, ma non sono i Caraibi. No, questa è la costa di Tel Aviv, la città che nasce e vive sul mare. Ecco, perché qui siamo allo stand di Israele. Ecco, mi parli del turismo in Israele dall'Italia. Il turismo in Israele dall'Italia è un grande successo perché sta crescendo sempre di più. In 6 anni abbiamo più che duplicato i turisti italiani appunto in vacanza in Israele. Siamo passati da 82.000 turisti italiani a 173.000. La cosa più importante è il fatto che ci sia stato un riposizionamento della vacanza in Israele. Non è più vista come, soltanto come Terra Santa, ma è vista anche come destinazione leisure. E siamo passati da un 75% di pellegrini a un 41% di pellegrini, quindi il turismo leisure sta crescendo sempre di più ed è anche una prova tangibile il fatto che diverse compagnie aeree stanno implementando i propri voli e anche le low cost hanno iniziato a volare dall'Italia verso Israele. Ecco, ti interrompo un attimo perché c'è un'altra foto del vostro stand che mi interessa, trekking, una bicicletta, una mountain bike, sì. Quindi anche del turismo esperienziale, avventuroso. Esatto, per godersi un po' la natura, per essere a contatto con la natura è possibile fare, seguire diversi itinerari dedicati alla mountain bike, appunto alle passeggiate. C'è un percorso che va proprio dal nord di Israele fino all'estremo sud, è possibile perdersi nelle strade di Gerusalemme e comparare un po' l'antico con il moderno o divertirsi fino alle 6 del mattino a Tel Aviv in 5 discoteche diverse ogni notte. Il problema infatti è se usi la carta di credito che poi nell'estratto conto ricevi tanti addebiti di vari locali diversi, perché comunque a Tel Aviv la vita è bella, te la godi, come anche a Gerusalemme la notte. Senti, come stagione, qual è il periodo migliore per Israele? In Israele si va, diciamo, tutto l'anno. Sicuramente abbiamo una stagionalizzazione molto, molto estesa, una stagionalità molto estesa. Il periodo principe comunque è sicuramente la primavera, dove è tutto in fiore e non fa ancora molto caldo. Ecco, per quanto riguarda i collegamenti aerei dall'Italia come siamo messi? Ci sono le compagnie di linea israeliana e l'AL all'Italia e in più c'è anche Meridiana con diversi voli da Malpensa e soprattutto la novità è EasyJet che è iniziato a volare a settembre da Roma e inizierà a marzo da Milano. Ecco, io so che il vostro stand, ma anche internet, quest'anno ha richiamato molto l'attenzione degli operatori sulle vostre offerte. Sì, infatti sempre più nuovi operatori si avvicinano alla nostra destinazione, vogliono iniziare a proporla alle proprie agenzie, ai propri clienti, proprio perché hanno fiutato l'interesse che gli italiani hanno verso queste destinazioni. Quindi sempre più operatori leisure iniziano a proporre a Israele. Perfetto, quindi turismo di tutti i tipi, dal culturale al religioso, esperienziale, storico, spirituale. Del divertimento. Ecco, divertimento. Delle discoteche, davvero tutto, un turismo a 360 gradi, non c'è più soltanto la Terra Santa, ma c'è anche tantissimo Israele. Le cose chiaramente non possono prescindere, perché se vai per vedere Israele non puoi non vedere la Terra Santa, quindi è qualcosa che va insieme e che viaggia a stretto contatto. Ecco, poi avete un sito di riferimento come ufficio turistico e anche informazioni e assistenza, sì, qui in Italia. Il nostro sito è proprio scritto qua. Ecco, sta passando il link stampato, esatto, su questa parete. Goisrael.it. Noi siamo alla vostra completa disposizione per quanto riguarda non soltanto le informazioni, ma soprattutto per vivere e condividere che cos'è veramente Israele adesso, nel 2014. Perfetto, io ti saluto, vado a prendere informazioni per questa spiaggia. Ciao e a presto, Pietro. Ciao, grazie, ciao.